Corri per il verde, corri per il clima. Sport sociale sintonizzato sui temi dell'ambiente. Da Roma, corri per il verde, qui per dire che l'onda verde dello sport sociale è partita e va verso Parigi, per dire alla COP21, ai governanti riuniti, che è il momento di dare una decisione netta e sicura rispetto ai temi del cambiamento climatico. Pace, clima, ambiente, solidarietà camminano insieme e lo sport sociale è qui per questo. Terza tappa di Corri per il Verde, quest'anno l'abbiamo riportata dopo tanti anni al Parco Urbano del Pinedo. Qui la prima tappa venne fatta 41 anni fa, quindi diciamo si ritorna sui luoghi dove è nato Corri per il Verde. Inoltre oggi questa tappa è legata alla Giornata Mondiale per il Clima, quindi siamo gemellati idealmente con Parigi, quindi è stata ribattezzata Corri per il Verde, Corri per il Clima. Lo sport sociale dimostra con la sua azione diretta sul campo che un'attività sportiva è direttamente collegata ai temi ambientali. In questa importante giornata di mobilitazione per contro il cambiamento climatico, lo sport è qui presente nel verde come lo era 30 anni fa, a dimostrare che un'azione sportiva sul territorio modifica e cambia la realtà. Corri per il verde, corri per il clima è un connubio perfetto. Lo abbiamo sempre pensato che lo sport può cambiare, può educare, può riportare le giovani generazioni, ma anche le vecchie, ad avere un equilibrio maggiore, un rispetto superiore rispetto ai temi ambientali. Anche l'WISP in marcia con il clima. Siamo in piazza, mobilitati dentro la coalizione per il clima per dire che abbiamo bisogno di una COP21 coerente, efficiente per una grande riduzione del cambiamento climatico. È importante un'azione congiunta di tutti i governi come è importante un'azione personale. Noi con lo sport lo testimoniamo perché da anni lavoriamo per uno sport sostenibile. Fatemi un grandissimo applauso a voi perché siete numerosi, avete sfidato la paura, eh? E siamo sicuramente vincitori già per questo motivo. Poi oggi sono qui nei panni anche di testimoni alla WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, che questa mattina ha messo su una bellissima iniziativa, Corri per il Verde, Corri per la Pace, si è corso davvero in allegria ed è bello vedere che lo sport riesce poi a mettere dentro tante piccole cose come la sensibilità per le problematiche non soltanto ambientali ma anche quelle sociali, come riesce a fare l'WISP. Quindi io saluto tutti i dirigenti, tutti i volontari che stanno lavorando e che hanno lavorato alla grande anche quest'oggi proprio per questo evento.